Buongiorno, martedì 11 giugno, buona mattina, uno mattina caffè, iniziamo subito con le informazioni meteo, Guido Guidi, tenente colonnello. Buongiorno. Eccoci Arnaldo, allora, buongiorno. La situazione? Buongiorno. Beh, diciamo andiamo verso il miglioramento, fase di instabilità anche accentuata che si sta finalmente attenuando, oggi ancora un po' di temporali che arriveranno sui monti, specie Alpi ed Appennino, poi da domani pressione in aumento e condizioni atmosferiche che dovrebbero andare verso qualcosa di più tipico per la stagione. Bene, lo speriamo, fa parte del gioco. Mi pare evidente. Buona giornata, caro Guido Guidi. Bene, noi ce ne andiamo a Perugia. Io indosso, è un piccolo segno, ma importante, di solidarietà. Rappresenta qualcosa che il mondo francescano sta facendo. Padre Enzo Fortunato, collegamento da Perugia, buongiorno. Pace e bene, cari amici. Pace e bene, sì. Allora, abbiamo visto una cosa fantastica sabato sera a Rai 1, sabato 8, appunto, una cosa molto bella lì a Assisi, sul sagrato della Basilica. Sì. Cosa è accaduto, caro Enzo Fortunato? Allora, è stata una grande festa di solidarietà. La possiamo continuare questa festa con un semplice gesto, ecco, facendo un SMS da casa, dal cellulare o dal telefono fisso, 45503. Ecco, cari amici, davvero, io so che in questo momento vi state svegliando e non c'è modo migliore per iniziare la giornata con San Francesco, 45503. È un modo per dire ho contribuito anch'io a far del bene ai terremotati dell'Emilia e alle missioni francescane. Poi per chi desidera informazioni su come fare di più, così può collegare col nostro sito sanfrancesco.org, ecco, e trovate un po' tutti i dettagli. Quindi queste sono le immagini della festa, c'è stato Renato Zero, Massimo Ranieri, insomma tanti tanti amici. Bene, so che anche c'è un progetto in Sud America, se non sbaglio. Sì, in Paraguay vogliamo costruire con questo contributo, con il 45503, un salone multiuso per togliere i ragazzi dalla strada o i ragazzi che hanno ferito il loro corpo vendendolo, o, insomma, un modo per recuperare. Pensate anche a ragazzi che si danno all'alcol, eccetera. Ecco, i nostri frati francescani in Paraguay, in un centro con questo salone multiuso, ecco, recupereranno i ragazzi e gli daranno la dignità che meritano, cioè la bellezza di essere protagonisti della vita, imparando un mestiere. Ecco, insomma, recuperandoli, ecco, io penso che con questo gesto davvero facciamo tanto. È verissimo, un gesto di donazione non è soltanto un qualcosa di etico, ma è un gesto di intelligenza, è un modo per condividere. Sì. Noi salutiamo padre Enzo Fortunato in collegamento da Perugia e mi permetto di ricordare anch'io questo numero per l'SMS di donazione, 45503. Quello che sto indossando è appunto un segno, racconta di Francesco, che sulla linea antica di San Martino dà una parte del mantello a un povero. Maurizio Valeriani, buongiorno caro Valeriani. Allora, lei è primario, chirurgia plastica a San Filippo Neri. Sì. E oserei dire che oggi si parla di me, perché al mattino ci sono le rughe, ma in realtà questo compete le donne, quindi non si sta parlando di me. Si parla proprio delle rughe del décolleté. Sì, parliamo delle rughe del décolleté, che in questo momento vengono chiaramente più evidenti perché ci si scopre. E in ambito femminile colpiscono perché sono disposte a raggiera e spesse volte associate a piccole pigmentazioni e a capillari dilatati. Io le chiamo scherzando le rughe del sonno perché sono favorite dalla posizione rannicchiata del sonno. Ecco. E appunto sono disposte nella regione sternale, nella regione mammaria. Sono ovviamente dovute non al sonno, che anzi rende la pelle più distesa, ma sono dovute all'eccessiva esposizione solare, quindi al photoaging, come la chiamiamo noi, e al chronoaging, cioè al trascorrere del tempo. Quindi innanzitutto un buon stile di vita, attività fisica che contrastano il trascorrere del tempo. Invece i trattamenti? I trattamenti vanno, hanno un ampio ventaglio, vanno dalle creme, le nuove creme, quelle che hanno un'azione antiossidante, che favoriscono la formazione di fibre elastiche, di fibre collagene, ovviamente delle creme solari che limitando l'esposizione solare ne proteggono la pelle dall'invecchiamento solare, e poi per chi vuole qualche punturina
di biostimolazione, che sono, che le chiamano cosiddette vitamine, in realtà sono delle sostanze antiossidanti che promuovono la, il benessere della pelle. E poi in casi particolari un trapianto di grasso, sembra assurdo, però il grasso è la zona del corpo che contiene più cellule staminali adulte e permette, iniettato nel décolleté, di ringiovanirlo. Quindi si può risolvere. Si può risolvere quasi tutto. La ringrazio, professore. Grazie Maurizio Valeriani. E noi abbiamo Monica Lapadula, buongiorno, ogni giorno con noi. Noi segnaliamo subito un appuntamento per il 13 giugno prossimo, cioè andiamo nell'Arancera di San Sisto a Roma, dove verrà presentata la seconda edizione del nuovo Free Press Fabrique du Cinéma. Si tratta, caro Arnaldo, di una rivista dedicata appunto al nuovo, al giovane cinema italiano. Noi dovremo vedere proprio le immagini che si riferiscono alla rivista battezzata da giovani attori, cineasti, registi, giornalisti che hanno voglia di far conoscere il loro lavoro e quello dei loro colleghi. A te. Grazie Monica, e per questo motivo abbiamo il presidente Fernando Barbieri, lui è presidente del Calat Nissa Festival, giunto alla terza edizione. Sì, caro presidente, buongiorno. Siamo alla terza edizione. Quindi è un festival di cortometraggi, siamo proprio in materia, come si dice. Sì, è un festival del cortometraggio con varie categorie, tra cui una categoria legata al mondo della disabilità. Tanto è vero che il nostro progetto nasce nelle aule di un istituto scolastico, dove grazie all'amore e l'aiuto anche di questi ragazzi che si mettono in discussione, siamo riusciti a creare un piccolo miracolo nel cuore della Sicilia. Caltanissetta è al centro della Sicilia, quindi in un'area depressa, in un'area dove è difficile realizzare qualche cosa. E in soli 3 anni siamo riusciti a dare una forza nuova in questo nostro territorio. Tant'è vero che tantissime persone ci stanno aiutando, ci saranno tantissimi ospiti. Il 27, 28 e 29 giugno ci sarà Ugo Gregoretti, che è la storia della nostra televisione. Ci sarà Andrea Rongato, ci saranno Sara Maestri e tante persone disposte ad aiutare. E quindi anche molti cortometraggi. Sì, tantissimi cortometraggi. Italiani e stranieri o solo italiani? No, internazionali. Infatti il piccolo miracolo di Caltanissetta è questo, che da tutto il mondo, precisamente da 28 nazioni, sono arrivati più di 220 cortometraggi. Quindi in 3 giorni Caltanissetta diventerà il centro del mondo. È un progetto che dura un anno, perché non si esaurisce solo all'interno dei 3 giorni, è una preparazione durata un anno, dove dall'Argentina, dalle varie parti del mondo sono riusciti a dare il loro contributo, e quindi grazie quest'anno all'amministrazione, il comune e la regione siamo riusciti a realizzare qualche cosa di bello. Bene, e siamo molto lieti, grandi auguri e complimenti per questo lavoro. Calat Nissa Film Festival dal 27 al 29 di giugno. Sì, nella grande piazza della nostra città, quindi all'aperto. Buon lavoro, buon lavoro Barbieri. Bene, noi abbiamo un ospite di eccezione, sono tutti importanti gli ospiti qui a Una Mattina, ma io sono molto lieto di avere Marco Baliani, è una figura importante del teatro, si dice del teatro di narrazione, della favola, forse c'è dietro anche un po' di teatro della maschera, chissà, no? Tutte le radici del migliore teatro italiano. Ma anche con Marco Baliani possiamo parlare di cinema e quanti registi e di letteratura. Io ho letto questo libro, caro Baliani, che è L'occasione. Io vorrei raccontarlo un po' ai nostri ospiti. Abbiamo una donna, Marcella, e suo figlio, Matteo. È la vita normale, i soliti, no, ci si vela un po', ci si nasconde. Però bisogna alla fine confessarci. Perché e quando accade nel romanzo? Beh, innanzitutto è singolare che stamattina c'era Francesco D'Assisi qua, perché nel romanzo comincia con qualcuno che racconta la storia di Frate Ginepro, che ha paura di arrivare in ritardo al capezzale di Francesco che sta morendo. Questo arrivare in ritardo, questa parola suonerà nella testa di Marcella, che è la protagonista, questa insegnante, perché 23 anni prima anche lei è arrivata in ritardo di fronte a un'occasione che poteva cambiare la sua vita. E quella stessa notte confesserà al figlio come è morto davvero suo padre 23 anni prima, perché lei era incinta e non ha avuto il coraggio o la forza o la necessità di chiamare suo marito, che stava compiendo qualcosa di terribile negli anni 70. Certo. E questa cosa è rimasta
come un'altra vita che avrebbe potuto essere. Quindi per tutta la vita Marcella ha vissuto con un'ombra, accompagnata dall'ombra di quello che la vita avrebbe potuto essere. Però Baglieni, ecco, Marcella non ha avuto la forza di fermare e quindi di aiutare, no, quell'uomo. Però non avere la forza vuol dire tante cose. Forse un amore così radicale che può portare addirittura alla reticenza, o il contrario, un amore debole che non ce la fa a cambiare gli altri? Io, quando si è presi dalla passione, gli anni 70 sono stati anni di passione, quindi di fede, di forte credenza, è molto difficile riuscire a capire cosa fare quando la vita ti propone davanti una scelta. E Marcella ha scelto di non scegliere. E quindi non ha avuto, forse più che la forza, non ha avuto quella capacità decisionale che in quel momento serviva. E Matteo, il figlio, capisce la mamma? Matteo adesso si trova improvvisamente con una figura di padre che non aveva mai pensato di avere, e quindi va alla ricerca, la storia va alla ricerca dei quattro superstiti di quella notte che la madre gli consegna attraverso una fotografia, e scoprirà che le verità del suo padre sono diversissime, perché ognuno di noi quando deve ricordare non ricorda fotograficamente, in realtà noi immaginiamo sempre ricordando, qui la memoria cambia a seconda di quello che ci serve nella vita di tutti i giorni. Immaginiamo, a volte dimentichiamo, a volte correggiamo. Certo. Io consiglio ai nostri telespettatori il libro L'occasione di Marco Baliani, è un romanzo ma anche altro, la scenografia di un dialogo continuo sussurrato fra la madre e un figlio lì ad Assisi, perché lì a volte accadono dei grandi miracoli. Buona giornata Baliani. Grazie. E andiamo da Monica Lapadula. Allora, sì, altre Arnaldo, informazioni. Noi andiamo a rivedere la notte greca che si è svolta sabato 1 giugno a Cava dei Tirreni. Il servizio è di Luciana Maurizi. I Ελλάδα ταξιδεύει, ολοένα ταξιδεύει. È un verso di Giorgo Seferis, premio Nobel per la letteratura, che in qualche modo descrive la diaspora greca nel mondo. Non poteva che essere qui la festa della diaspora greca, perché l'unica regione, forse la più inclusiva, la più accogliente per la diaspora greca, da millenni è stato il meridione d'Italia. Ulis. Chi è Ulis? Esiste un filo azzurro, come le onde del mare, come i colori del cielo che sono rappresentati nella bandiera ellenica, che unisce questo villaggetto del Tirreno e la Grecia. Un legame forte che ci fa sentire orgogliosi di questa cultura importante che è alla base della civiltà occidentale. In greco vissuto racconta il mondo della Grecia antica, dalle prime testimonianze della poesia epica omerica fino ad arrivare alla grande poesia del IV-III secolo avanti Cristo. Ed è anche un momento importante di riflessione su tematiche assolutamente universali. Noi del Forum dei Giovani abbiamo voluto dare nuovo significato alla parola notte bianca, accostando la parola cultura. Questa sarà solo il primo di una serie di rappresentazioni culturali per le culture del Mediterraneo. Misteri lontani, lontani, passiamo ai misteri più vicini. Per esempio il mistero della loggia perduta. Matteo Bortolotti, buongiorno. Buon caffè a tutti. Allora, in realtà io ho citato il titolo di un romanzo che mi ha molto colpito. Velocemente vorrei parlarne. Abbiamo un commissario che è Tindaro Abate, che è ammalato di Alzheimer, sì. Poverino, e chiede aiuto a qualcuno. Ed è fantastica questa idea, no? È il commissario che chiede la memoria a qualcuno che non so chi sia, me lo devi dire te. Ma è uno scrittore di gialli che indossa una giacca verde che si chiama come me. Ah. C'è questa curiosa sovrapposizione con la quale ho voluto giocare per ricordare Hillary Queen e tutti quegli scrittori di gialli finti
che indagano nei romanzi. E con la piccola particolarità che io sono vero in carne e ossa. Senti, e fai anche cinema, no? Ameriquà, che cos'è questo film? Ameriquà è un film che è uscito poco tempo fa, è scritto insieme a Robert Francis Kennedy III, il nipote diretto di Robert Kennedy. È una commedia leggera, spensierata sull'Italia vista dal punto di vista di un giovane americano di buona famiglia che vive una grande avventura, un road movie, fino a Bologna, ovviamente, che è la mia città. Allora, hai la giacca verde, scrivi romanzi, lavori al cinema, altri progetti? Adesso continuiamo con le indagini in giacca verde, continuiamo a indagare insieme al commissario Abate, che purtroppo è smemorato, ma d'altronde tante volte sono i commissari che fanno da consulenti a noi scrittori, quindi io passerò il tempo a restituirgli la cosa. L'idea è molto, molto bella. Fra il nero e il mistero. Complimenti Matteo Bortolotti, Monica Lapadula. Anche insieme al commissario Abate a Treviso per segnalarvi una mostra dell'artista partenopeo Francesco Iodice che si terrà dal 15 giugno all'11 agosto presso la Casa dei Carraresi nell'ambito proprio della terza edizione del Festival F4. Si tratta di un ciclo dedicato alla città di Venezia e il titolo è L'eredità dei precursori. Ecco. Bene, bene. Cara Monica. Allora, noi adesso potremmo, come dire, continuare il senso della nostra trasmissione che è iniziato già con Padre Enzo Fortunato, con questa idea del sentirci appunto vicini alle cose e quindi alla donazione. Abbiamo un passaggio straordinario oggi qui, Uno Mattina Caffè, Roberto Ciotti con Sometimes I Feel. Sometimes I feel lonely, far away from you. Feel like living, but I wanna stay with you. I'm hungry for your smell, I feel on my bones. Sometimes I need to go, I need to be alone. Sometimes I feel like I'm away. Don't ask me why. Sometimes I'm on this way. Please don't believe, don't think I'm wrong. It's just the moments I got that I can't control. Roberto Ciotti, Sometimes I Feel. Bene, è partito dal rock progressivo, ha lavorato con De Gregori, con Bennato. Oggi viene considerato un bluesman, ma di più, il protagonista, un grande protagonista, un protagonista della musica. Eccolo qua, Roberto Ciotti. L'occasione è questo nuovo CD Equilibrio Precario e da lì è tratta la sua questa canzone, Sometimes I Feel. Si parla molto di blues mediterraneo, che cosa vuol dire? Beh, vuol dire nel mio caso che ho aggiunto della melodia personale, quindi più nostra, a una forma di blues che invece viene dall'America. Quindi è una fusione personale e l'hanno chiamata così. Ma questo vuol dire addolcire con la melodia il ritmo a volte aggressivo del blues o morbido del blues? Beh, noi abbiamo sicuramente una melodia più dolce di quella americana, loro sono più grezzi. Io da quando ho scoperto questa cosa, cioè già da parecchi anni, quando feci No More Blue per il Marrakesh Express, quella è stata la prima opera mediterranea mia,
Ho cambiato molto stile e sono stato più apprezzato. Mi ci trovo più a mio agio e ultimamente lo contaminerò anche con l'Africa, perché sono stato a Dakar e lì hanno apprezzato molto questa cosa. Le ha dato il nutrimento giusto. Bene, poi la saluteremo ancora. Intanto da equilibrio precario andiamo verso una stabilità. Jupiter. Grazie, grazie Arnaldo. Oggi Venere e Mercurio sono in opposizione con Plutone, il giorno dell'avventura. Ariete, sarete fantasiosi e creativi, molto attraenti e desiderabili. Bravi, il fascino sarà a mille. Toro, avrete modo di divertirvi, di vivere avventure e di cimentarvi nel gioco della seduzione. Gemelli, organizzatevi brevi gite, simpatici viaggetti, ne avete bisogno. Cancro, mettete ordine nel vostro lavoro prima di dedicarvi a nuove iniziative. Leone, il vostro bisogno di sicurezza vi impedirà di fare scelte azzardate. Vergine, toglietevi qualche sfizio, un capabbiamento, un telefonino, qualcosa di particolare. Bilancia, contribuirete notevolmente a creare una situazione familiare più armoniosa e rilassata. Scorpione, non fatevi assorbire dal lavoro, mantenete a tutti i costi i vostri spazi personali. Sagittario, certe incomprensioni familiari vanno superate, agite sempre con buon senso. Capricorno, oggi sarà particolarmente favorito il cambiamento. Poi Acquario, concentrate la mattinata in impegni particolari. Infine Pesci, una piacevole inaspettabilità della famiglia, la famiglia andrà benissimo. Va benissimo. Allora ricordiamo 45503 perché è un sms per la donazione. Ecco, appuntamento a domani, la linea a 1 mattina estate.